Mandate in archivio le regionali, l'attenzione è già proiettata alle prossime amministrative e per la Campania l'appuntamento elettorale più importante è senza dubbio quello per il Comune di Napoli. Il PD partenopeo esulta per il risultato conseguito nei municipi dove ci si è presentati insieme ai 5 Stelle, esperimento che potrebbe essere esteso anche a Palazzo San Giacomo, anche se Luigi De Magistris, a margine di un evento al PAN, ha evitato di dare valenza nazionale alle ultime amministrative. C'è stato un impegno forte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle su 3-4 comuni dell'area metropolitana napoletana. E, insomma, non ci darei la valenza comunque di un test, come dire, nazionale. Non ci do altre letture per ora. Il sindaco in carica non chiude la porta a possibili alleanze, anche perché sottolinea che senza Dema non si vince a Napoli. Se il PD e il Movimento 5 Stelle, come hanno fatto in alcuni casi locali, decidono di aprire a ciò che sta oltre i partiti, vanno esattamente invece nella direzione del dialogo che ho sempre auspicato. Ma questo è un tema, io non devo temere nulla, perché non è un tema che, come dire, riguarda tanto noi, riguarda loro. Cioè devono decidere cosa vogliono fare per le amministrative di Napoli. Possono anche ritenere, come dire, di essere autosufficienti, il che è assolutamente legittimo, e quella è una strada tutta partitica. Oppure aprire un dialogo con chi sta al di fuori dei partiti e che rappresenta a Napoli in particolare una forza politica senza la quale è difficile vincere.